a salvarmi. Lodata, benedetta sempre sia, per tutti i privilegi e grazie che Dio donò all'Immacolata Vergine Maria, con profonda devozione e viva fede onoriamo la Santissima Trinità. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Mi rallegro con te, Vergine Immacolata, dell'incomparabile predestinazione ad essere la Madre di Dio. Impetraci, ti prego, la necessaria salvezza eterna. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Mi rallegro con te, Vergine Immacolata, per essere stata nella tua Immacolata Concezione preservata dal peccato originale. Impetraci, ti prego, il perdono dei peccati e un sincero pentimento del cuore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Mi rallegro con te, Vergine Immacolata, della sovrabbondanza di grazie e di doni celesti di cui fu adorna la tua anima beata. Impetraci, ti prego, l'aiuto della grazia divina nelle nostre necessità spirituali e temporali. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Mi rallegro con te, Vergine Immacolata, d'essere stata in modo particolare dotata di una singolare bellezza e santità, priva di ogni peccato, anche veniale. Impetraci, ti prego, innocenza di vita ed un grande orrore di peccare. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Salve, O Vergine Maria, essere tuoi figli fedeli, praticando la santa virtù dell'umiltà. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Mi rallegro con te, Vergine Immacolata, della sopraeminente tua castità, custodita così illibatamente che per suavissima fragranza ti attraesti le compiacenze divine. Impetraci, ti prego, nella nostra fragilità, di esercitare questa meravigliosa virtù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, mi rallegro con te, Vergine Immacolata, della tua immensa carità per Dio e per gli uomini, di cui fu colmo il tuo bel cuore. Impetraci, ti prego, soccorso nel vivere i comandamenti divini, che si compendiano tutti nell'amore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Mi rallegro con te, Vergine Immacolata, d'essere stata interamente consacrata a Dio, ed altro gradimento quaggiù non bramasti, se non piacere a Lui solo. Impetraci, ti prego, la grazia di usare saggiamente i beni terreni nella continua ricerca delle realtà celesti. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Tu prescelta fra le donne, così saggiamente vissuta da far meravigliare le angeliche schiere. Impetraci, ti prego, la gioia di vivere questa virtù che ci rende graditi agli occhi di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Mi rallegro con te, Vergine Immacolata, della grande clemenza e della dolce mansuetudine del tuo cuore santissimo, per cui ti sei sempre mostrata sollecita madre e provvido rifugio dei peccatori. Impetraci, ti prego, la perseveranza nel bene e la nostra fedele risposta ai tuoi amorosi richiami materni. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Mi rallegro con te, Vergine Immacolata, per la tua potente intercessione presso il trono dell'Eterno Padre, giustamente offeso a causa dei nostri peccati. Impetraci, ti prego, con la tua onnipotenza supplichevole,
forza di evitare tutte le occasioni prossime di peccato. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Mi rallegro con te, Vergine Immacolata, della tua materna unione alla vita, alla passione, alla morte e alla resurrezione del tuo Figlio Gesù. Impetraci, ti prego, nelle prove di questa vita, costanza e pazienza, fino a quando, confortati dalla tua presenza, giungeremo a vedere Dio nella gloria dei beati in paradiso. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Della luna sei più bella, la letizia di Israele e l'onore di tutta la Chiesa, non permettere che il tuo divin figliolo condanni qualcuno di noi, che siamo tuoi figli, anche se colpevoli. Ottienici, o Madre Purissima, un sincero pentimento delle nostre colpe e riconciliazione vera con Gesù Cristo. Così noi, lontani dalla patria nostra, possiamo col tuo potente aiuto raggiungerla nella beatitudine del cielo. Infiammaci della carità tanto cara a Dio, correggi in noi le cattive inclinazioni, per potere, o Vergine Immacolata, imitarti fedelmente nella santità delle virtù. Allontana da noi le tentazioni del demonio, al quale sin dal primo istante del tuo immacolato concepimento schiacciasti vittoriosamente il capo. Proteggici sempre, o Madre, perché vincendo noi qui in terra il male ed il peccato, possiamo lietamente raggiungerti in paradiso per benedire il Dio e te stessa e per cantarti nella beata immortalità. Ti saluto, augusta regina del cielo e della terra, giglio candidissimo di purità, mistica soave rosa di Gerico, bella più del sole e della luna. Ti saluto, immacolata madre di Dio, per tutta l'eternità. Tota pulcra es Maria, tota pulcra es Maria, et macula originalis non est.
letizia Israel. Tu onorificenzia popoli nostri, tu advocata peccato. Mater clementissima, ora pro nobis, intercede pro nobis, ad Dominum Iesum Christum. Preghiamo, o Dio, che nella Immacolata Concezione della Vergine hai preparato una degna dimora per il tuo Figlio e in previsione della morte di Lui l'hai preservata da ogni macchia di peccato, concedi anche a noi per sua intercessione di venire incontro a Te in santità e purezza di spirito. Per Cristo nostro Signore. Benediciamo il Signore. Fra le cure, Immacolata.
sei madre. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Preghiamo. O Dio, Padre misericordioso, soccorri la nostra debolezza e per intercessione di Maria, Madre Immacolata del tuo Figlio, fa che risorgiamo dalle nostre iniquità alla vita nuova. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Così, così dice il Signore. Certo, ancora un po' e il Libano si cambierà in frutteto, e il frutteto sarà considerato una selva. Udranno in quel giorno i sordi le parole del libro, liberati dall'oscurità e dalle tenebre, gli occhi dei ciechi vedranno.
Gli umili si rallegreranno di nuovo nel Signore, i più poveri gioiranno nel Santo di Israele, perché il tiranno non sarà più, sparirà l'arrogante, saranno eliminati quanti tramano iniquità, quanti con la parola rendono colpevoli gli altri, quanti alle porte tendono tranelli al giudice e rovinano il giusto per un nulla. Pertanto dice alla casa di Giacobbe il Signore, che riscattò Abramo, d'ora in poi Giacobbe non dovrà più arrossire, il suo viso non impallidirà più, poiché vedendo i suoi figli l'opera delle mie mani tra loro, santificheranno il mio nome, santificheranno il santo di Giacobbe e temano il Dio di Israele. Gli spiriti traviati apprenderanno la sapienza, quelli che mormoreranno impareranno la lezione. Parola di Dio. Il Signore mia luce e mia salvezza. Il Signore mia luce e mia salvezza. Il Signore mia luce e mia salvezza. Di chi avrò timore? Il Signore difesa della mia vita. Di chi avrò paura? Il Signore mia luce e mia salvezza. Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e ammirare il suo santuario. Il Signore mia luce e mia salvezza. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. Il Signore mia luce e mia salvezza. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore viene, andiamo all'incontro. Egli è la luce del mondo. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre Gesù si allontanava, due ciechi lo seguirono gridando, «Figlio di Davide, abbi pietà di noi!» Entrato in casa, i ciechi gli si avvicinarono e Gesù disse loro, «Credete che io possa fare questo?» Gli risposero, «Sì, o Signore!» Allora toccò loro gli occhi e disse, «Avvenga per voi secondo la vostra fede!» E si aprirono loro gli occhi. Quindi Gesù li ammonì dicendo, badate che nessuno lo sappia, ma essi appena usciti ne diffusero la notizia in tutta quella regione. Parola del Signore. Nel Vangelo che abbiamo ascoltato abbiamo sentito che e due ciechi gridano a Gesù e lo chiamano figlio di Davide, cioè riconoscono in lui una discendenza. Lui è il germoglio della casa di Davide e in un certo senso riconoscono in Gesù non solo il discendente di Davide, ma colui che appunto doveva venire per ristabilire ogni cosa. In effetti gridano a lui dicendo abbi pietà di noi. E Gesù fa in modo che questi ciechi abbiano una certa prossimità con lui. Dice il Vangelo che dalla strada
dalla piazza, si riuniscono in casa e ci sono questi ciechi. E addirittura, mentre in un primo momento sono i ciechi che invocano Gesù, in un secondo momento è Gesù che si ricorda di questa preghiera, di questa invocazione, dice: credete che io possa fare questo? E loro rispondono: sì, o Signore. Non lo chiamano più figlio di Davide, ma lo chiamano Signore. Questo termine Signore si rifà nello specifico all'Antico Testamento. È il termine con cui viene chiamato Dio. I due ciechi chiamano Gesù non più figlio di Davide, ma Signore, perché riconoscono in lui Dio. In quell'uomo vi è la divinità, in quell'uomo vi è Dio. E allora Gesù compie un gesto sacramentale, tocca loro gli occhi, tocca con le mani gli occhi e dice una parola: avvenga secondo la tua parola. Sappiamo che il sacramento è composto di gesti, di segni e di parole, lo dicevamo ieri, no? Gesti. Gesù tocca gli occhi con le mani, anche nei sacramenti si tocca, si tocca il pane, cade l'acqua sulla testa del bambino, quando si imprime, pensate, i sacramenti della cresima, dell'unzione degli infermi, si tocca con le mani. E quante volte il sacerdote benedice con le mani, o tocca con le mani, o fa una benedizione sulle mani, o quante volte la gente prende le mani dal sacerdote per toccare non tanto il pupazzo che è il sacerdote, ma per toccare attraverso lui chi? Il Signore. Gesù compie tutto questo, però questo dinamismo che Gesù compie è motivato, è spronato, è indotto dalla fede di questi due ciechi. Per cui questi due ciechi riconoscono in Gesù non solo l'uomo, ma il figlio di Dio. Ma e poi è Gesù stesso come un bravo maestro che guida questi ciechi dal chiedere la guarigione degli occhi all'ottenere invece una guarigione del cuore. Tant'è vero che dice: avvenga secondo la vostra fede, perché questi ciechi iniziano a vedere in Gesù appunto il figlio di Dio, il Signore. Allora questi ciechi vengono guariti nel corpo e vengono salvati nel cuore. E la fede è un dono che noi riceviamo grazie alla presenza di Gesù, ma a questa fede bisogna rispondere con il nostro credo. Il credere non è altro che un l'atto umano, l'atto nostro, personale, di risposta al dono di Dio. Dio ci dona la fede, noi rispondiamo con la fede, però la fede da parte nostra si chiama credere. Però la fede, o meglio, il credere nostro è suscitato da Dio. È Dio che suscita in noi il volere e l'operare. E la fede è un dono per tutti, non esiste chi ha la fede e chi non ce l'ha. È un alibi, è una scusa. Io vorrei avere la fede che hai tu, bugia. È un alibi. La fede è un dono per tutti. C'è un problema di ascolto, un problema di disponibilità, è un problema di cuore. Direbbe Don Tonino, c'è una sclerocardia, c'è una malattia del cuore, non quella fisica, ma quella spirituale, per cui non si è disponibili all'ascolto e si mettono degli impedimenti all'ascolto della parola di Dio, la quale dentro di noi può operare prodigi, può operare la salvezza. Per cui Gesù che fa? Opera.
mediante la sua presenza, una presenza che è parola. Gesù parla con i ciechi, ma Gesù anche fa delle azioni, agisce. E le azioni nella Chiesa si chiamano sacramenti. Quindi ancora oggi Gesù viene a guarire la nostra cecità, la nostra infermità, mediante la sua parola e mediante i suoi sacramenti, perché attraverso i sacramenti Dio ci tocca, tocca quello che noi siamo. Sapete, se la parola di Dio ci dona la fede e noi ubbidendo alla parola del Signore, la fede in noi diventa stabile, i sacramenti ci donano la grazia, cioè la presenza di Dio dentro di noi. E tra parola di Dio e sacramenti c'è proprio un collegamento, perché sapete, un segno può diventare sacramento solamente se c'è la parola di Dio. Quando il sacerdote dice questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, quella che ieri chiamavamo la formula da dire durante il sacramento, quella formula che cos'è? Parola di Dio. Senza la parola di Dio non c'è sacramento. E quindi sono strettamente legati. Guardate, e la materia è in un certo senso ubbidiente al Signore stesso, perché la materia si trasforma. Pensate, il pane che diventa il corpo di Cristo, il vino che diventa il sangue di Cristo, l'acqua che diventa strumento di salvezza, l'olio che diventa strumento di salvezza, le lacrime diventano strumento di salvezza nella confessione. C'è il pentimento del cuore, tante volte diventa anche visibile, con le lacrime visibili, tant'è vero che la confessione viene chiamata anche il battesimo delle lacrime, cioè il battesimo è ciò che ci purifica, però nella confessione sono le lacrime del nostro pentimento che ci purificano. Allora, parola di Dio e sacramenti sono strettamente legati, così anche nella nostra vita. Se io ascolto la parola di Dio, sgorga in me la fede, diventa sempre più grande, ma io ho bisogno però della grazia di Dio affinché questa fede diventi sempre più grande. Ho bisogno della presenza di Gesù e pertanto dei sacramenti, che sono comunque sempre sacramenti della fede. Ora, i sacramenti mi donano la grazia santificante. Che cos'è la grazia santificante? La parola stessa la dice. Dice a proposito di santificante, una grazia che mi rende santo. Chi è il santo? Dio. È una grazia che mi fa diventare Dio, figlio di Dio. La parola grazia significa dono gratuito. È un dono. La grazia è la presenza di Dio dentro di me. Quando dico io sono in grazia di Dio, che cosa voglio dire? Che dentro di me c'è Gesù. Ma dentro di me sta sempre Gesù? E no, non sempre c'è Gesù. Dipende da come io mi comporto. Perché voi sapete che se io compio un peccato grave, un peccato mortale non significa che io vada a sparare alla gente, questo non è, anche questo è diventato comune, questa cosa. Peccato mortale significa una disubbidienza grave ai comandamenti di Dio. Ora, se io vivo nel peccato grave, non sono più in grazia di Dio. Sono sempre cristiano, dentro di me rimane il dono della fede, rimane il battesimo, la cresima, il matrimonio, l'ordine sacro. Però dentro di me non c'è più la grazia, non c'è più la presenza di Gesù. Lui però sempre mi accompagna, mi sostiene, mi chiama alla conversione, ma ciò che mi salva è la grazia dentro di me, nel mio cuore, nella mia vita. Vivere in grazia di Dio significa sempre vivere alla presenza del Signore, per cui Dio viene ad abitare dentro di me, io divento un altro Gesù e sono vivo. Essere vivi significa vivere nella grazia. Maria è piena di grazia. Che significa? Sapete, la festa che noi ci accingiamo a vivere, noi la chiamiamo Immacolata.
che significa Immacolata, non la festa della Macolata, come si dice in dialetto molfettese, che poi dire la festa della Macolata significa il contrario di quello che noi andiamo a festeggiare, perché ma una persona o una cosa maculata significa macchiata. Invece, allora, quando diciamo facciamo la festa della Macolata, vogliamo dire facciamo la festa della macchiata, il contrario di quello che noi andiamo a celebrare, perché noi andiamo a celebrare la festa della Immacolata, Immacolata, cioè senza macchia, senza macchia. Quale macchia? Originale, il peccato originale, ma anche i peccati personali e poi quella spinta verso il male che noi chiamiamo concupiscenza. Maria è stata esentata per singolare privilegio, perché doveva essere la madre di Dio. Noi questa festa la chiamiamo così, o meglio, questa verità di fede noi la chiamiamo Immacolata. In Oriente e in altri santi chiamano questa festa della Tutta Santa, Panagia, la Tutta Santa, come sarebbe più bello dire, Tutta Santa, tutta piena di Dio, piena di grazia, e piena di grazia, perché lei non solo è senza peccato originale, ma senza peccato personale, ma neanche veniale, niente. Maria non ha compiuto neanche un peccato veniale, tutta santa, e in tutta la sua vita. E sapete, Maria non è che è morta giovanissima, perché secondo gli studiosi, Maria ha avuto intorno ai 14-15 anni, è diventata la mamma di Gesù, mettete 30 anni, 30-32 anni di vita pubblica e forse qualche altro annetto, insomma, oltre 50 anni ci stiamo tutti. Poi in paradiso le chiediamo quanti anni aveva, però noi possiamo fare solamente dei calcoli, più o meno così. Quindi tutta una vita vissuta nella santità, e lei cresceva nella santità. Ora, questo è il mistero di Maria. Per quanto riguarda noi, anche noi siamo chiamati a vivere nella grazia di Dio, nell'amore di Dio, mediante i sacramenti, per cui i sacramenti ci donano la presenza di Dio che ci santifica, però ciascun sacramento ci dà una grazia particolare che si chiama grazia sacramentale. Cioè ogni sacramento mi dà un aspetto della vita di Gesù, un qualcosa, un dono particolare. E, per esempio, nella confessione non solo Dio mi dona la grazia, ma mi dà anche la forza di non commettere quei peccati più. E pensate, nel sacramento della confessione, nel sacramento dell'Eucarestia, non solo mediante quel sacramento mi viene data la grazia che santifica, ma addirittura mediante quel sacramento scende veramente Gesù. Mediante il battesimo, oltre al fatto che io divento santo, quel sacramento mi dà una grazia sacramentale che si chiama figliolanza divina. Come anche nella cresima, oltre alla grazia santificante, ciò che mi fa diventare santo, mi dà un aspetto, un qualcosa di più, che si chiama coraggio, fortezza, una testimonianza più grande, una presenza più viva dello Spirito Santo. Quindi i sacramenti, oltre la grazia che mi santifica, mi dà un qualcosa di più, che specifico. Ecco perché è necessario partecipare a tutti i sacramenti, quelli che sono possibili nella nostra vita, perché ciascun sacramento mi dà una grazia speciale per la mia vita, senza della quale io sono più povero. Ad esempio, perché noi siamo fissati che il matrimonio tra cristiani, per i cristiani, è solamente in chiesa, non in sala, in chiesa. Perché? Perché l'amore ha bisogno di questa grazia, non solo che santifica, ma addirittura dalla grazia di questa unione, per cui gli sposi diventano a immagine e somiglianza di Cristo sposo. E queste devono essere per noi delle riflessioni importanti,
altrimenti noi non ci rendiamo conto di quello che facciamo. Mi ricordo una volta, andando a Napoli, scendemmo con alcune persone in una chiesa, stava una signora a pregare davanti a una colonna. E finì di pregare, disse: signore, ma che cos'è qui? E lei mi rispose: boh. E dice: scusa, che stai a fare? Boh. È un'ignoranza. Un'ignoranza, l'ignoranza dei nostri cattolici è abissale, abissale, abissale. Invece noi dovremmo un po' di più, non dico studiare, fare i corsi di teologia, ma dovremmo forse riflettere, leggere e farci delle domande. Perché? Perché? Perché così? Perché la messa? Perché il battesimo? E perché? Che significa questa parola di Dio? Non basta dire: non ho capito niente, è troppo difficile, quello è un alibi. Chi ti ha detto che la parola di Dio è difficile? L'ho studiata io, non l'ho studiata gli altri, non la puoi leggere anche tu. E dopo che uno ha studiato si rende conto che non ha imparato niente. Perché c'è sempre da imparare. Come dice il proverbio? La vecchia? Ci siamo capiti. Ok. E così è. Anche perché l'appetito viene mangiando. Quando noi... leggi una cosa, quando tu capisci una cosa ti viene il gusto anche di sentire, ma se uno non capisce niente dice: ma che cos'è? Che cosa stiamo a fare? Uno si disaffeziona. Così avviene anche nelle questioni di fede, perché qualche volta è vero che noi andiamo avanti, tante volte ci piace il sentimento, l'amore, però ci sono alcuni momenti in cui uno non sente niente, e se non è convinto che quella cosa è buona non la farà mai. Non la farà mai. Dice: vabbè, non serve a niente. Non sento niente, che la devo fare a fare? Non mi sento di andare alla messa, non mi sento di confessare. No, i bambini che... perché dobbiamo battezzare da piccoli? Quando sono diventano grandi. E poi il matrimonio, no, fai fare prima un figlio, poi gli lascio il secondo, poi magari i due si innamorano di un altro, poi si divertono insieme, poi si sposano in chiesa, ah no, prima in comune, poi in chiesa, e tutti giri. Ed è tutto normale. Invece noi perdiamo la grazia di Dio e diventiamo poveri. E già noi le sta a dire Don Pasquale queste cose: noi siamo d'accordo con te, non le devi dire a noi, le devi dire agli altri. No, noi ce le diciamo tra di noi, perché poi può capitare con l'amica, con l'amico, con il figlio, con la... e noi dobbiamo pure controbattere. Sì, è vero che oggi non si può più parlare, oggi nessuno mi può giudicare, non si può dire più niente, perché appena dici qualcosa di... che ce l'hai con me? Dici: no, vabbè, posso dirne una parola, ogni tanto posso pure parlare, ce l'hai con me. Giusto a me, nessuno mi deve giudicare. Ecco, noi però in alcuni contesti, con alcune modalità, dobbiamo anche avere il coraggio di dire, senza giudicare, che certi modi di fare non sono secondo il Vangelo. Quindi un po' riattivare la nostra coscienza assonnata. Le coscienze dei cristiani oggi sono assonnate e diventate mondane. Perché tutto questo dinamismo poi della grazia ci porta ad essere poi sensibili verso il dolore altrui, accoglienti, generosi, decentrati, per cui non stiamo a fare i calcoli: questo lo faccio, questo non lo faccio, perché chi ha Gesù nel cuore non si tira mai indietro, è sempre generoso. Per noi cristiani l'attenzione non è ai poveri, gli ammalati, gli immigrati, i disabili, no. Per noi cristiani prima Gesù dentro di noi, prima la Madonna, l'amore, prima la preghiera, prima i sacramenti, prima questo. Se c'è questo, naturalmente viene l'amore per gli altri, un amore generoso, costante e perseverante, non a priccio, e neanche per ostentazione, neanche per visibilità, perché poi il Vangelo ci insegna che ogni persona è degna di essere aiutata, sempre, soprattutto i poveri, perché noi saremo giudicati sulle opere buone. Tante volte è sbagliato dire
Quanti rosari, quanti... Ma che serve le messe? Che servono? Sbagliatissimo. Certo che serve. Serve il rosario, serve la preghiera, serve la comunione con Dio. Perché se vera, fatta con fede, ti porta ad essere generoso. Generoso. E tu non guardi in faccia a nessuno per fare il bene. Per fare il bene. Sono alibi, tante volte quelle. Queste parole. Ma che serve, a che serve, a che serve? Certo che serve. Perché è l'amore di Dio che ti spinge a una caritas sine modo. Se c'è Gesù dentro di noi, e Lui è l'amore, Lui ti spinge a un amore senza misura. E senza confini di razza, di popolo, di lingua. Questo ci sta dimostrando Papa Francesco. Questo ci dimostrano i santi. Per cui non avevano il tempo neanche per mangiare, per dormire, perché dovevano fare del bene al prossimo, senza trascurare mai il rapporto con Dio, che è fondamentale, è la matrice di tutto, senza della quale noi siamo poveri e viviamo di entusiasmi, per cui poi basta poco, basta una parola fuori posto, un'offesa, per andare in tilt, bisogna chi me lo fa fare, a che serve, io facevo, io dicevo. Pochezza, pochezza umana, pochezza umana. Chi vive invece della grazia di Dio? Certo, il contraccolpo, lo senti, perché tutti di carne e ossa siamo. Uno sente, dice, io ho fatto questa cosa, ho avuto, non solo, oh, scusate la parola, cornuto e mazziato. Loro lo dice. Però, dopo che ha sentito il contraccolpo, che fa? Guarda Gesù, pensa alla Madonna, pensa, dice, me, questo lo faccio per purificare il mio orgoglio, per andare avanti, lo faccio per le anime del purgatorio, e cammina, e cammina, e così si cresce, questo è il nuovo umanesimo, e si diventa veramente persone da un cuore grande, attraenti perché umili, come la Madonna ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata, è l'umiltà che glorifica, la persona umile piace sempre, a tutti. Ed è sempre cercata. La persona che se la tira, si tira la calzetta e si tira tutto quanto, sì, giusto, eh? Poi dopo, stanca, stanca. Soprattutto quando tante volte parliamo, parliamo inutilmente. Chiediamo al Signore, per l'intercessione di Maria, questa libertà del cuore, che nasce dal fatto che noi veramente vogliamo seguire Gesù con semplicità e con umiltà, nonostante le nostre fragilità quotidiane. In Maria, Madre del Salvatore, Dio Padre ha rivelato la grandezza del suo amore. Per sua intercessione innalziamo le nostre preghiere, diciamo insieme: benedici il tuo popolo, Signore. Per la Chiesa, diffusa nel mondo, perché accolga in sé, come la Vergine Maria, la parola di salvezza e generi a vita nuova quelli che Dio ha chiamato. Preghiamo. Benedici il tuo popolo, Signore. Per la pace e la giustizia nella comunità umana, perché siano abbattuti i progetti dei superbi, innalzati gli umili, e colmati di beni gli affamati. Preghiamo. Benedici il tuo popolo, Signore. Per tutti i credenti in Cristo, perché Maria li aiuti, come agli inizi della Chiesa, a formare un cuore solo e un'anima sola. Preghiamo. Benedici il tuo popolo, Signore. Per i consacrati al regno di Dio, perché vivano la loro chiamata con la stessa dedizione con cui Maria si offrì a servizio del Signore. Preghiamo. Per noi qui presenti, perché crediamo senza riserve all'adempimento della parola di Dio e progrediamo nel cammino della fede. Preghiamo. Per i nostri fratelli defunti, Marta, Maria, Ignazio, Dora e Michele, perché per intercessione della Vergine Santa possano godere in eterno la pace del Paradiso, preghiamo.
fatto. Questo, Padre, te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Sull'altare della croce, agnello immolato dal fuoco dell'amore, il tuo corpo bruciato al Padre hai offerto come incenso gradito ai fratelli, ai di grano, il tuo spirito ci renda madre, pane di fraternità. Sull'altare della croce, agnello immolato dal fuoco dell'amore, il tuo corpo bruciato al Padre hai offerto come incenso gradito ai fratelli hai donato. Vangelo trasformati come uva nel tino, il tuo spirito ci renda madre, dono per l'umanità. Sull'altare della croce, agnello immolato dal fuoco dell'amore, il tuo corpo bruciato al Padre hai offerto come incenso gradito ai fratelli hai donato come pane di vita. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre onnipotente. Il sacrificio che ti presentiamo, Padre, nel devoto ricordo della madre del tuo figlio, ci trasformi per tua grazia in offerta perenne a te gradita, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, è bello cantare la tua gloria, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo e ti benediciamo per Cristo tuo Figlio, nella memoria della Beata Vergine Maria. Umile ancella accolse la tua parola e la custodì nel suo cuore. Mirabilmente unita al mistero della redenzione, perseverò con gli apostoli in preghiera nell'attesa dello Spirito Santo. Ora risplende sul nostro cammino segno di consolazione e di sicura speranza. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo la tua lode. Santo, santo, santo il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, nell'alto dei cieli. Osanna nell'alto dei cieli, nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Domenico, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Marta Maria, Ignazio, Dora e Michele. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Bernardino e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata. Miserere nobis, miserere nobis.
dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Yes.
tua gloria, Signore, porteremo al mondo la pace e la gioia del tuo amore. Sotto il tuo manto, nella tua protezione, Madre di Dio, noi cerchiamo rifugio, Santa Madre del Redentore, Santa Maria. Madre nostra, la nostra preghiera, Madre, non disprezzare il nostro grido verso te nella prova, Santa Madre del Redentore. Madre di Dio e Madre nostra, liberaci sempre da ogni pericolo, o gloriosa Vergine benedetta, Santa Madre del Redentore. Preghiamo. O Padre, che nella memoria di Maria, madre del tuo figlio, ci hai resi partecipi della redenzione eterna, fa che ci rallegriamo per la pienezza della tua grazia e sperimentiamo sempre più il mistero della salvezza. Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi. E per intercessione della Vergine Santa, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Buona serata a tutti. Fra le cure, creature, sei Maria la più perfetta, tu la sola. Fra le donne sei chiamata, fra le donne sei chiamata, o concetta immagine.